Un altro elemento importante di chi viene a frequentare l'Academy of Fighting è questa iniziativa che vedete dietro di me. Di che cosa si tratta, Fabrizio? Allora, questo è il SIB, Submit Your Bully, è un metodo di prevenzione del bullismo e della violenza in generale. Soprattutto riguarda bambini, ragazzi, ragazze comunque dai 4 ai 12 anni e dai 16 anni in su, anche 15, dai 15 anni in su. Diviso comunque per fasce di età e è proprio un metodo in cui si è sviluppato insieme a uno staff multidisciplinare, quindi istruttore di arti marziali miste, neuropsicomotricista e psicologhe, un programma e delle scalette dura tutto l'anno proprio per prevenire il metodo del bullismo, quindi non è la classica lezioncina da tecnica perché di difesa personale, ma qua si parla anche di programmazione neurolinguistica, comunicazione verbale, comunicazione non verbale, come prevenire, come non prevenire, atteggiamenti e con l'aiuto di tutto lo staff. E inoltre anche i genitori hanno una fase fondamentale in questo programma perché devono monitorare l'andamento dei bambini, quindi è veramente un metodo completo. Chiara, io credo che generalmente il bullismo è un fenomeno che colpisce sia il mondo maschile sia quello femminile, ma credo che per una cultura ancora fortemente patriarcale, tipicamente italiana, il bullismo si esercita spesso già in alcuni atteggiamenti verso il mondo femminile. C'è questo atteggiamento, no, di superiorità di una parte del mondo maschile verso la donna, che tende di conseguenza ad umiliarla in alcune circostanze. Quindi, come dire, il fenomeno del bullismo per il mondo femminile è quasi una cosa fisiologica e per molti anni lo è stata, visto che la donna era relegata ad un ruolo, quello di stare a casa e non fare nient'altro, no? Quanto è importante è, secondo te, di conseguenza, un metodo come quello che voi proponete? Assolutamente per noi è importante per tutti i bambini, nel senso che in particolare in questa zona, poi a Cortegiaro, è un movimento ancora molto presente e molto sentito. Purtroppo tante famiglie fanno ancora molta difficoltà nel chiedere aiuto, quindi questo progetto è iniziato perché rispetto magari ad altre situazioni, in altri ambienti, anche più predisposti a un aiuto per il bullismo come le WOMPIA, gli incontri, i centri sociali, eccetera, le famiglie venivano qua a chiedere un aiuto proprio per le arti marziali, per i bambini e per le bambine. Sulle bambine è ancora difficile che i genitori ammettano che siano vittime di bullismo, quindi magari riusciamo ad attirarle più sulla parte proprio di lavoro su di sé, di anche sfogo, anche gioco insieme agli altri. Però in generale, un po' per tutti i bambini, è proprio utile come progetto per aiutarli a prevenire, anche se non ci sono delle situazioni proprio dichiarate o che la famiglia riesce a manifestare come pericolose. Senti, posso chiederti, poi lo chiedo anche a Fabrizio, ad un bambino che è vittima di, o a una bambina che è vittima di bullismo, la prima cosa che dici quando affronti il tema, che cos'è? Hai come dire, un modo con cui cominci ad affrontare il tema? Ma allora, di solito i bambini non ti portano il tema in maniera esplicita, ma te lo portano nel gioco. Infatti l'idea di lavorare tramite delle lezioni di arti marziali concrete è nata da quello, nel senso che noi lo vediamo da come si comportano i bambini durante la lezione. Quindi i bambini che magari di solito sono esuberanti, allegri, iniziano ad essere un po' più rintanati, un po' più silenziosi, messi in disparte. E allora da lì li si prende singolarmente e piano piano si prova un pochettino a farli giocare, a farli sbloccare prima di tutto tramite il movimento. Ricordiamoci che i bambini passa tutto tramite il movimento, sia l'aspetto cognitivo, sia l'aspetto di sviluppo emotivo, soprattutto di se stessi e degli altri. Quindi il primo canale è quello. Dopodiché sono loro piano piano che portano l'esperienza e quindi si aiuta un po' a rielaborare proprio con le parole quello che è successo. E quello che cerchiamo poi di fare noi è quello di spiegargli anche il ruolo dall'altra parte, perché il SIB è un progetto che è rivolto a persone che hanno subito bullismo, bambini che hanno subito bullismo, ma soprattutto anche a bambini che agiscono il bullismo, perché comunque sono anche loro i primi che hanno bisogno di essere aiutati nel capire i propri bisogni emotivi e nell'esplicitarli e nell'affrontarli in maniera diversa. Fabrizio, a te faccio la stessa domanda. Quando capisci di avere a che fare con un bambino o che bullizza o che è bullizzato, come affronti l'approccio con lui?
Allora, in base sempre comunque al bambino. Allora, innanzitutto devo dire che le nostre lezioni sono tutte a porte chiuse per il momento, perché comunque abbiamo visto che con il genitore si comportano in una determinata maniera, quando sono da soli effettivamente si comportano nella loro natura. Quindi da quell'aspetto già si capisce cosa può succedere, cosa è successo, cosa non è successo e cosa potrà accadere. Di conseguenza, io in primis sono stato vittima di bullismo alle superiori, quindi ho già una sensibilità per capire almeno all'inizio cosa può essere successo. E proprio per la tua struttura fisica non si direbbe che tu possa essere stato bullizzato, ma se me lo racconti. Posso assicurare, infatti è proprio per quello che è nato anche questo progetto, perché in primis l'ho subito io e avevo le carte per cambiare le cose, per cambiare magari la vita di un bambino, e ho scelto proprio di fare questo. Quindi la vita in sé si esprime attraverso il movimento. Nel momento in cui il bambino si comporta, come ha detto Chiara, in una determinata situazione, in un determinato comportamento, si riesce a capire cosa sta succedendo. E nel movimento si può anche cambiare questa situazione. Allora, Academy of Fighting, via 5 maggio a Milano, venite in questa palestra, è un'opportunità per i genitori, per i ragazzi, per i bambini, per le donne, per chiunque voglia in qualche modo confrontarsi e crescere da un punto di vista fisico e anche da un punto di vista psicologico. Quindi vi aspettiamo qua.